E forse anche sulla radio, noi come Regione Emilia Romagna abbiamo una radio che si chiama radioemiliaromagna.it, che è nata come progetto per Emiliano Romagna all'estero, ma è diventata una realtà importante e qui trovate tante cose sulla nostra regione, mostre, guide, musei, racconti e tante cose. E proprio di radio parliamo con il prossimo progetto, promosso dall'Istituto Comprensivo Carpi 2 Scuola Secondaria di primo grado Guido Fassi di Carpi, in collaborazione con il Museo di Palazzo Pio, un museo monumento al deportato di Carpi. Qui analizzando 100 oggetti del Museo di Carpi, una trasmissione radiofonica. Non solo una trasmissione radiofonica, perché hanno presentato questa loro realizzazione in una serie flash mob che hanno coinvolto, e loro sono molto precisi, 747 visitatori. E ci piace quindi questo grande coinvolgimento anche delle famiglie che raccontano del progetto